Laudetur Jesus Christus. E Ave Maria. Mi sposto più in avanti per evitare che il sole con le chemioterapie fa brutti scherzi. Eccomi qua. Chiedo scusa alla diretta per il movimento, ma mi è congenito stare più in mezzo a voi. Mi sento più a mio agio stando proprio in mezzo. La liturgia che abbiamo appena sentito ci mette davanti a una cosa che diamo per scontato di sapere. Tutti sappiamo quando Gesù risponde qual è il più grande comandamento, come risponde. E il fatto che lo sappiamo tutti ci mette più a responsabilità. Perché se non lo sapessimo saremmo giustificati. Ma per il fatto che sappiamo qual è il comandamento, non possiamo nasconderci dietro il dito. Intanto dobbiamo iniziare pensando e ricordandoci personalmente che la vocazione, la chiamata da parte di Dio personalmente si è posata su di voi. Dio vi ha guardato non a gruppo, non come una massa, una folla, come era chi seguiva lui al tempo in cui è stato presente sulla terra. Massa che lo cercava per essere favoriti con i miracoli, per essere guariti, per essere liberati. Su di voi non è così. Voi siete stati scelti, chiamati e poi convocati da una forza interiore che noi chiamiamo in italiano desiderio. Un desiderio che si esprimeva dentro, ma che era una forza a volerci fare un passo, a volerci far fare una scelta che comunque ci metteva di fronte non a un gregge che camminava tutto insieme, ma a una motivazione personale che anche quando mi metteva a disagio di fronte a parenti o amici e conoscenti mi ha fatto fare quel passo e sono arrivato alla convocazione che è la sua cena, la cena del Signore. Perché questa vocazione oggi la capite più direttamente. Non è come nella falsa chiesa il momento in cui si esprime San Paolo dicendo siete stati chiamati, lo danno tutti per scomparso, e quando pensano alla parola vocazione pensano ai preti, ai seminaristi, ai frati. No, qua voi capite che questa parola è riferita a voi. La vocazione, la chiamata di Dio si è posata su di voi scegliendovi personalmente. Allora, non ci chiediamo più come mai solo noi e gli altri ancora continuano in altre forme. Perché? Perché lui nella scrittura ce lo dice, tanti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E gli eletti sono coloro che hanno saputo mantenere la scelta e portarne avanti le conseguenze. Perché sapete, Totò nei film diceva che nella vita esistono uomini, ominicchi e qua, qua, da qua. L'uomo è uomo quando è capace di fare una scelta e portarne avanti le conseguenze. Sia che siano conseguenze belle, sia che siano conseguenze meno belle, come quelle del matrimonio. Ricordate quelle del matrimonio? Ah. Sul momento quando sono là davanti, io dico, prendo te. Prendo, la prendo, che significa l'ho presa oppure la prendo per pochi giorni. Prendo è un tempo presente che dura nel tempo, un presente sempre nel presente. Prendo, no come la falsa chiesa fa dire ora accolgo, che così quando mi stanco tu a tua casa io a me passo. No, prendo, si dice, no accolgo, quella è la falsa chiesa che dice prendo te come mia sposa. Io lo dico a voi come sposa di Cristo, no? E prometto di esserti fedele sempre. Sempre nella gioia, nella salute, e di amarti e onorarti fino a quando me ne nasce mi chiedi. Dietro alla risata del momento c'è il diavolo però che scombina la famiglia. Ora però cosa voglio dirvi con questo? La vocazione,
La chiamata da parte di Dio che si è posata su di voi non ha il livello banaloide di essere trainati da una folla informe e senza contenuto sapienziale. Ma voi, se siete qui, è perché ci avete riflettuto. Quella riflessione vi ha portato a riconoscere con il cervello che ciò che facevate era buono, era giusto ed era santo per voi, e quindi avete stimolato con l'intelletto la volontà a fare il passo di adesione. E questo significa però che dall'altra parte, mentre voi facevate questo cammino per cui vi elevavate verso Dio con il vostro pensiero di meditazione per l'adesione personale, dall'altro lato c'era Dio che scendeva verso di voi portando in voi quella parola che dice: quelli che io ho predestinato da sempre, poi li ho guardato e li ho chiamati. Quelli che ho chiamato li ho anche elevati. E quelli che ho elevato li ho anche santificato, quelli che ho santificato li ho anche glorificato. La vostra risposta, eccomi, alla presenza eucaristica nella Chiesa, perché dobbiamo pensare, figli, che ormai siamo stanchi di guardare questo gruppo modernista che è la falsa Chiesa. Non mi viene nemmeno di dire più Chiesa, perché non è più la Chiesa di Cristo quella. Quella è un gruppo di modernisti che magari ha le masse, ha i poteri, ma è un gruppo, ormai non lo dobbiamo pensare. La Chiesa questa è la Chiesa, quella che segue il Vangelo, che non lo tradisce, che non gli va contrario, che non lo forza, che non lo interpreta a proprio uso e consumo secondo i piaceri e desiderata del mondo, che non ha paura di perdere adepti e andare cercando per recuperare adepti. No, è una chiamata, cioè uno sguardo di Dio su di voi. Dio vi ha guardato personalmente, perciò tu sei importante, tutti, ognuno di voi ha un'importanza enorme nel cuore di Dio, perché non ha chiamato la massa a seguire. Di tutte quelle masse che lo seguivano, quanti si sono ritrovati nel momento della sofferenza? Di tutte quelle masse guarite, di tutta quella gente a cui Gesù ha predicato, quante se ne sono ritrovate ai piedi della croce? Giovanni, uno. E pensate quanto è grande Dio, che non è come noi, come quel gruppo modernista là, che cercano di non perdere adepti e fanno chissà quale balletti in chiesa e quale messe sui materassini, quali snudamenti per mostrare muscoli e muscoletti. Altri invece, quelli che si sedono sulle poltrone, hanno invece le panze da mostrare. Arcidiocesi Caravante. Però quelli sono un'altra cosa, non sono chiesa, ma non mi viene manco da chiamarli chiesa. Questa è la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, la sposa di Cristo è questa. Voi chiamate gli eletti, che non sono tutti, da poco sono chiamati e rimangono là e non rispondono. Ma già poco sono gli eletti, che sono quelli che poi con la meditazione sono rimasti e continuano. Poi ci sono quelli che si santificano, quelli che con perseveranza continuano a pregare, non guardano né a destra né a sinistra, né questi né quell'altro, guardano il proprio cammino cercando di elevare la propria vita, e Dio dall'altro lato li eleva sempre di più e diventano un traino per gli altri a volersi santificare sempre di più. Perciò c'è una differenza nel corpo mistico di Cristo, che diventa l'importanza delle membra, che perciò congiunte insieme, seppur nella diversità di funzionalità, di carattere, di personalità, di dignità, eccetera, eccetera, nella diversità devono ben funzionare tutti, perché se non funziona qualcosa, il corpo sta tutto male. Tutto. Se mi fa male solo un dito del piede, mica io dico mi fa solo il dito del piede, non mi interessa proprio. No. Tutta la persona sta agitata perché c'è quel dito che fa male, giusto? Così è nella Chiesa. Se uno di noi ha difficoltà da un punto di vista spirituale, di fede, tutto il corpo mistico ci sta male. Ecco perché troviamo spesso Padre Alessandro che torna su argomenti di tradimenti ricevuti o di situazioni negative. Perché ci ritorna? Non avremmo nemmeno da considerarle, perché quelle non sono più una cosa che ci riguarda.
Questa è la Chiesa, questo ci riguarda. Proprio perché dalla Chiesa spesso c'è chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro. E questo porta sofferenza a tutto il corpo. Qualcuno che si tira indietro non è che soffre solo la parte. Vedete, quando va in necrosi qualche parte del corpo, la devono togliere i chirurghi, no? Non è che possono lasciare la gamba in necrosi attaccata, devono tagliarla quando è in necrosi. Oppure non è che se c'è mezzo cuore che non funziona, se non ci fa niente, si cerca di mettere qualche batteria, qualche cosa per riattivarlo, oppure ancora sostituirlo con gli impianti nuovi. Ma al di là di questo, cosa significa? Che quando nel corpo mistico qualcosa non va, c'è una sofferenza in tutto il corpo. Ecco perché troviamo Padre Alessandro che poi ce li descrive, non solo perché come corpo possiamo dare forza, ricordandoci quella parola appena sentito, che c'è una speranza che ci fa diventare un solo corpo con un solo spirito. A cosa vi fa ricordare questa parola? Dei due saranno una carne sola. Al matrimonio. Bravissima signora, al matrimonio. Perché Dio ha scelto come relazione con quelli che ha predestinato, poi chiamato, poi elevato, poi santificato e poi eletti, ha pensato una relazione paritaria come quella tra marito e moglie. Ha pensato l'amore vicendevole, la trasmissione, le scelte in comune tra di noi come quello tra marito e una moglie. Per questo chiama la Chiesa mia sposa, e sentendo il cantico dei cantici, come sarebbe bello qualche volta commentarlo insieme, sentiamo tutto l'amore di questo sposo che cerca la sposa per notti intere, che va in giro, incontra guardie, chiama tutti, chiede della sposa: avete visto, avete incontrato la mia sposa, lei è come una donzella che danza sui colli. E questo Dio lo dice a voi: per me siete tutto. Per Dio, ognuna, non a gruppo, ognuna personalmente, come ogni parte del nostro corpo, siete importanti e necessari. E non basta, perché una persona che si stacca va in necrosi spiritualmente, avviene la morte di una parte, e noi non possiamo poi far finta di essere andata, non ci interessa niente. No, perché intanto come famiglia ci conosciamo tutti, proprio perché il Signore ha riservato dalle folle un piccolo resto che ci permette di conoscerci, di relazionarci tra di noi, cioè di funzionare insieme, ma tutti orientati però no come quelli che non ci interessano, no come quelli là, ma tutti orientati verso Dio. Perché sapete, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, quelli là guardano il secondo, che non ha lo stesso valore del primo. Quelli si soffermano sul secondo, dando per scontato che mettendo in pratica il secondo va bene pure per il primo. No! È facile così, perché da uomo a uomo c'è una trascendenza, una sacralità, alla quale la necessità dell'input interiore, che si chiama actus essendi, nel quale Dio ci ha creato, ponendo in noi come una sua virgola del discorso verbo espresso, in noi quello che noi diciamo essere l'immago Dei, l'immagine di Dio, che durante la vita ci porta a strutturare un comportamento fino a eguagliarlo, e cioè similitudine, a immagine e somiglianza, perché camminando con Lui piano piano questo avviene. Noi ci andiamo sempre più confacendo a Lui, col carattere di Maria, camminiamo verso di Lui trattenuti da Lei. Questa è la nostra vocazione, la nostra chiamata, e perciò noi oggi da Dio riceviamo un appello, tutti, che è quello di amarlo un po' di più, personalmente, di affezionarsi, di dirgli ti voglio bene, o meglio ancora ti amo, e ti amo con una motivazione che viene dal cuore, perché ti ho scelto. Non ti amo perché mi ci hanno condotto, non ti amo perché io, tu lo sai Signore, sono arrivata qui dopo una lunga differenza e dopo tanti ragionamenti, dopo tanti parenti contro, dopo tante conoscenti che non ne capiscono, ma tu mi hai scelto per elevarmi. Concedimi di non guardare troppo a terra, perché se guardo alla mia altezza vedo solo gli umani. Se guardo con un millimetro volontariamente in là, un millimetro verso l'alto, a lunga distanza vedo Dio. Un Dio che mi porge le mani e mi dice: vieni, figlio eletto, vieni, mia sposa, vieni, ti ho atteso da sempre.
ti ho creato per questo incontro. Abbracciami, il mio abbraccio ti dia la gloria, ti faccia sentire la vitalità della grazia santificante che ho posto in te dal battesimo e che ora fiorisce nel massimo della sua espansione. Questo è il messaggio di Dio. Allora l'impegno qual è? Ricordiamocelo insieme. Amerai il Signore, tuo Dio. Tuo Dio, virgola, fermiamoci un attimo. Tuo Dio. Riflettiamo veramente sul tuo Dio, perché nella prima lettura, nel Vangelo, poi alla fine, c'è una domanda. Voi, chi dite che sia il Messia? Figlio di Davide? Figlio di Dio? Che cosa dite che sia Dio? E ognuno deve dare la propria risposta. Cosa pensate che sia Cristo? Noi stiamo dicendo tu sei il mio Dio, ma per me in che senso lo intendo essere il mio Dio? Veramente lo ritengo al primo posto, a tale che nessuna cosa della vita può avere eguali. Né moglie né figli possono essere a pari dell'amore per Dio. E se l'amore per i figli è viscerale, tale che una madre sa fare tutti i tipi di sacrifici per giustificare il figlio, per aiutarlo, per far sì che il figlio vada bene, che si sviluppi qualitativamente, che abbia una vita buona. Se una madre fa di tutto per un figlio perché gli è uscito dal grembo e un padre va a lavorare continuamente per poter garantire un futuro al figlio, se c'è questo che proviene dalla natura, figuratevi quanto molto superiore deve essere l'attenzione per Dio, tale che... Il comandamento continua, dopo quella virgola, con tutto, tutto te stesso, tutto. Se tutto significa, non c'è spazio per altro, giusto? Tutto significa tutto. Proprio perché Maria capiva quel che significa tutto, ha detto io sono... Serva, nulla, sono vuota, quello spazio è tutto pronto per che la tua grazia lo riempia. Ecco perché Maria è la chieca ritomene, la piena di grazia, e guardando a lei possiamo capire che significa con tutto te stesso. Proprio perché la disponibilità è totale e totalizzante. Non ci può essere spazio per altro, perché tutto significa senza altro cose, significa tutto. Ed è un comandamento che è scritto nella nostra anima prima ancora che lo ripeta il cervello. Ce l'ha ricordato anche Kant. Ieri lo ripetevo. Kant ci ha detto così. Come c'è il cielo stellato sopra di me, così allo stesso modo è posta dentro di me una legge morale che mi dice compi il bene ed evita il male. È iscritto perciò nella costituzione della natura razionale, nella parte del cervello dove i neuroni si congiungono alla spinta della volontà, che è quel tutto te stesso prevede le coordinate di tutte le potenzialità dell'animo umano. Faccio un po' di filosofia, ma mi capirete, perché cerco di non parlare con i termini filosofici, ma con i termini del linguaggio con cui parliamo regolarmente. Perché non ci interessa fare i professori, ci interessa seguire Dio e capirlo. Dalla filosofia noi riceviamo degli elementi che ci dicono che le facoltà, le potenzialità dell'animo umano sono quattro. Loro lo sanno, quali sono, Gabriele? Intelletto, volontà, sentimenti e sensazioni. Sono tutte e quattro forme di conoscenza, ma devono coniugarsi insieme, equilibrati dagli impulsi e dal comando del cervello. Perché siamo esseri razionali. Se agissimo solo per impulso degli istinti, saremmo uguali al cagnolino. Ma noi, siccome abbiamo un cervello razionale dato da Dio, quel cervello serve a dominare sugli impulsi, sia dei sensi, cosa molto importante perché è la prima forma di conoscenza. Mentre ci si sviluppa, il corpo chiede determinate attenzioni. I giovanotti, quando sono nell'adolescenza, mentre si sviluppano, il corpo ha quelle determinate richieste. Ma non c'è solo quello, quelle potenzialità che servono a conoscere come Dio ha creato questo contenitore dello spirito dopo la prima formazione, continua con l'aspetto sentimentale. Si comincia a capire il valore dell'amore genitoriale, che i genitori fanno tutto per portarmi avanti, che i genitori mi stimolano per uscire il meglio di me stesso da dentro le mie facoltà dell'anima.
E poi conoscendo l'amore che deriva e che mi ha riempito da quando sono nato, dai genitori, eccetera, eccetera, arrivo a comprendere che superiore a questo amore c'è l'amore di Dio. Ma quello va strutturato grazie a quel semino posto dal battesimo, grazie al catechismo. Il catechismo è il cammino catecumenale, no, non il gruppo catecumenale, il cammino che ci fa riconoscere come soldati di Cristo che combattevano allora come gladiatori corpo a corpo, corpo a corpo. Che succedeva? Che si ungevano tutti di olio perché sfuggissero alla presa dell'avversario. Cosparsi di olio scivolava la presa del corpo dell'avversario. Il catecumenato cominciava proprio con l'unzione dell'olio dei catecumeni, quale immagine psicologica della fortezza, del rivestimento di una corazza, del rivestimento di quest'olio per sfuggire alla presa del diavolo col quale combattiamo. Questo entra nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti, nelle nostre passioni che stimolano poi l'azione della volontà. E la volontà è quella che determina poi il comportamento. Noi sappiamo che due sono le forze dell'azio, dell'azione. Una si chiama morale, l'altra si chiama etica. Per cui queste due azioni, che sono diverse e separate come azione interna, l'etica è quella che muove internamente la scelta. Quella che viene fuori come azione è il comportamento. Quella scelta comportamentale rientra nella sfera della morale. Ora, quella moralità che è determinata dalle scelte che la volontà ha spinto non possono agire se prima non c'è stata l'intellezione delle situazioni che mi si presenta. Allora figli, perché vi ho fatto tutto questo discorso? Per comprendere che l'amare Dio non è uguale all'amare il prossimo. Non può funzionare! E va gridato a chi inganna dicendo che andando dai poveri, andando a prendere sbarconi, andando a fare panini o coperte per chi sta fuori dai tetti è già dimostrare a Dio carità. Non è così. Una cosa sono gli uomini, un'altra cosa è Dio. Una cosa è voler creare l'equilibrio sociale, che non è compito dei cristiani, è compito dello Stato. Un'altra cosa è fare qualche cosa, qualche gesto di carità per amor dei. Ma non è servire Dio l'azione verso i poveri, perché Dio è trascendente rispetto agli uomini, è tutt'altro rispetto a noi. In noi c'è, ma per partecipazione, per quella virgola posta in noi, per quell'actus essendi. Non è che l'uomo è Dio, è panteismo. Quello a cui stanno conducendo, quelli là, che non sono la Chiesa di Cristo, quelli là, quel gruppo là modernista, quelli là stanno portando al panteismo, a credere che Dio è negli uomini. E allora ogni uomo è parte di Dio, allora ogni uomo è Dio. Questo è il panteismo, figli. E si arriva all'idolatria dell'uomo. Questo umanesimo, umanismo, ha portato all'idolatria dell'uomo, che è contro il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio. Non ci sono altri dei all'infuori di me. Non ne avrai, non te ne costituirai. Oggi questo mondo si è costituito un altro idolo, un'altra religione. La religione che serve gli uomini, non Dio. Uomini che si possono chiamare poveri, sbarconi, che si possono chiamare come volete, nelle situazioni umanoidi. Ma quelle non è compito di chi deve servire e amare Dio. È compito dello Stato. Lo Stato ha il compito di mantenere l'equilibrio civile non creando troppa povertà e troppa ricchezza, poveri e ricchi, sempre più grandi come divario. Ma è lo Stato che deve preoccuparsene. Non! Ognuno ha il suo compito. Ogni membro del corpo deve funzionare secondo la sua funzione. Non è che la mano deve fare la funzione del cuore. Non è che il piede deve fare la funzione della mano. E nemmeno l'occhio può fare la funzione del piede. Ogni organo, ognuno va posto al suo posto. Ecco perché dico, non è azione di chi deve dare tutto a Dio. Tutto, non senza una parte. Tutto significa tutto, non c'è spazio per altro. È inutile pensare che quello che si fa agli uomini è fatto a Dio. È inutile, figli. Guardate come dice Dio. Il secondo è simile, non uguale, non della stessa importanza, non dello stesso livello, è simile al primo. Primo perché usa la stessa parola, ma non perché ha valore uguale.
La stessa parola, simile. E dice così: amerai, amerai nel tempo, non ama, come dice nel primo comandamento. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi primo deve amare te stesso. Prima te stesso, ecco perché amerai è al futuro. Perché prima vieni tu. Dopo che ami Dio con tutto te stesso, devi pensare a te, perché Dio dentro di te. Quindi ami ancora Dio dentro di te. Mentre analizzi te, vedi l'opera di Dio in te e quindi l'ho di Dio in te. Non perché io o tu siamo importanti. Diceva Natuzza, siamo vermi di terra tutti quanti. Infatti andremo a finire nella polvere. È l'anima che si salva, quella che ha cercato Dio, noi i poveri gli sbarcati. Allora bisogna fare attenzione alle parole che Gesù usa. È simile, non significa uguale, non ha la medesima importanza e non è meritoria di cielo come il primo. È un corollario dell'azione cristiana, quello di andare verso gli altri. Perché quello di andare verso gli altri per primo non può avere l'attenzione per il pauperismo al quale è stato condotto, questo modo populista dell'umanismo al quale è stato condotto il nostro mondo, dai poteri forti nel quale ci hanno responsabilità quelli là. Quelli là. Mi dà fastidio pure il nominale, che cosa? Noi siamo la Chiesa. Corpo mistico questo è, quello che segue Dio e il suo Vangelo. Non quelle che glielo cambiano. Quella è un'altra cosa che si è formata nel 2003. Si è formata un'altra cosa. Ma a noi non ci interessa, andiamo a guardare quello a cui Dio ci ha chiamato e ci ha posto. La vocazione che ha messo dentro di noi. Non ci interessa, fanno quello che vogliono. Non sono parte del corpo mistico. Vescovo, cardinale, può non essere come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Quadro dell'Africa. Per la mia salvezza mi interessa Sgarbe oppure questo o quell'altro. Come interessa per la mia salvezza? Pure che avrai guadagnato il mondo intero, ma se perdi te stesso non servi a niente. Ecco perché dobbiamo guardare tutta la vita là, attendere a lui. Non a guardare l'uomo. Invece se oggi vedrete che a chi ascolta questo Vangelo l'attenzione su che cosa la mette. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Pensando al prossimo e te stesso. Perché se tu non ti valorizzi secondo la giusta dignità, non sopravvalutandoti, ma nemmeno sottovalutandoti, non sei gli assina dei piedi di nessuno. Non ti devi fare tappetino di nessuno. Dio ti ha dato una dignità di figlio di Dio. Non ti devi fare inferiore. Umiltà non significa mettersi sotto la scrivania. Umiltà significa riconoscere quello che Dio mi ha dato così come mi ha creato, senza sopravvalutarsi, ma nemmeno sottovalutarsi per quello che si è. Quella è l'umiltà. E lei la virtù specifica di Maria. Non è che Maria si è fatta più sotto di quanto era, tant'è vero che il Magnificat ne è un'espressione. Maria con il suo cantico profetizza tutto il Vangelo che Dio poi espliciterà con le parabole, con dimostrazioni di miracoli. Ma è un'esplicitazione di ciò che Maria ha già profetizzato. Perché Dio ha fatto questo, Dio come Padre. Scegliendo Maria, ha creato progressivamente lo sviluppo di questo messaggio che comincia da Maria. E noi guardando lei capiamo come amare Dio con tutto se stesso. E poi nomina proprio le potenzialità dell'animo umano. Guardate, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Vedi che nomina tutte e quattro le potenzialità dell'animo. Perché se noi ci facciamo caso, anche se partiamo da un'esperienza sensoriale o se arriviamo da un'esperienza sentimentale, perché magari mi sono affezionato a Padre Alessandro che mi piaceva com'è, o che partiamo da un aspetto sensoriale come conoscenza del piccolo resto, ho conosciuto il piccolo resto e mi sono affezionato, mi sono innamorato di questo cammino, o perché ci sono arrivato per la forza di volontà, perché avevo scelto questo tipo di cammino, o perché ci ho riflettuto da quello che sentivo su Radio Domina, da YouTube, da qualsiasi modo siamo arrivati, c'è stata prima la spinta di Dio che al tuo desiderio che si chiama speranza, perché tu ti sviluppassi nella tua vocazione, nella tua chiamata come parte del corpo mistico di Cristo, funzionante e perciò santo. Perché funzionante? Senza andare in necrosi, attenzione, se una di queste parti, mente, volontà, sentimenti e sensazioni, vengono meno nella personalità, state tranquilli che piano piano si porterà anche gli altri.
Se io di panza sento una cosa che non mi piace sul Radio Domino, qualcuno che mi fa qualche cosa, è di panza, mi allontano perché dico, ah, ha visto, pure qua c'è questo, allora è meglio che non faccio parte, allora è meglio che me ne vado. Vai negro su una parte, muori alla vita della grazia e ti senti cadere. Come è successo a tante anime che si erano affezionate, hanno servito la missione di Don Alessandro. E poi tradendolo, oggi come stanno? Andate a vedere. Stanno sempre sul chivalà per scrivere cose brutte, per scrivere questo, per scrivere... ma stanno agitate sempre. Guardate noi, anche l'abbiamo i guai della vita. Ma io vedo quella signora bellissima, anziana, che vive con la dolcezza della vita. Però signora mia, come vedete, con la preghiera. Durante la giornata, ascoltate il Radio Domino, cucinate, mangiate, nella serenità. Guardate che si è allontanato dal popolo. Tutto il giorno da lì andate perché deve rispondere, deve scrivere, perché deve dimostrare. Che cosa deve dimostrare? Che va in necrosi l'anima. È inutile, passa tempo e dopo un pochettino di tempo che cerca di rispondere a tutti questi messaggi, essere allerta, piano piano si stancheranno. E quando si stancano si ritroveranno nel vuoto interiore e comincia la disperazione. Perché la vocazione pretende che tu segua Dio con tutte le sensazioni. No perché agisci solo di panza, quelli devono essere collegati con la mente che riflette perché sono entrato nel piccolo resto. Perché ho voluto seguire Dio nella chiesa cattolica quella vera. Perché ho riconosciuto col mio intelletto che quelli là sono un'altra cosa. Con queste motivazioni, quando tu anche di panza ti viene qualcosa perché hai ricevuto qualche cosa che non ti va, rifletti sempre e richiama il perché tu l'hai seguito. Quello ti farà ritornare sull'inizio della tua vocazione e sentendo di nuovo quel fuoco interiore sarai di nuovo capace di rimetterti in sesto e camminare per bene nel corpo misto. Ci siamo arrivati? Se volete posso continuare. Comincio a parlare di Maria e finisco più. Però questo è il messaggio che oggi ci dà il Vangelo, che dobbiamo portarci a casa. Perché? Voi ritroverete già il perché, perché per arrivare qui ci avete riflettuto, tanta gente vi è andata contro, per cui se siete qui lo avete fatto perché ci avete già pensato. Ritornate su quel perché, risentirete tutto quel fuoco emotivo dalle sensazioni. Però quello vi darà anche la spinta ai sentimenti per riconoscere che c'è un amore di Dio che ci unisce e ci fa un solo corpo e un solo spirito. E poi arrivando alla volontà riconosceremo che stiamo facendo dei sacrifici per venire qui o per andare nei centri dove padre Alessandro va facendo gli incontri e poi per andare a raduno a Bologna e poi siamo in movimento e camminiamo perché nel corpo circola il sangue, il corpo è vivo, ha movimento, non può stare statico. Quella volontà che ci spinge ad agire come corpo unitario, come corpo unico che fa forza a Don Alessandro e dobbiamo pensarlo, di non lasciarlo mai solo, perché da lui siamo tutti, esistiamo qua tutti perché lui ci ha dato la spinta. Se lui non avesse messo la sua persona in mezzo, noi non saremmo qui, né noi sacerdoti, ma neanche le suore, nemmeno tutto ciò che si è creato attorno, le sentinelle di Betania, i pionieri del Rosario. Pensate quante cose sono nate dal cuore di un uomo, ma pensate, tutto questo all'inizio era un campo sterrato. Io ho visto le foto, non c'era nulla. Quello che vedete, quello che è nato, le piantagioni, è tutto uscito dal carisma di una persona. Se non è questa la dimostrazione che qualcosa viene dall'alto, dentro il cuore di quell'uomo, dove vogliamo altre dimostrazioni dell'esistenza di Dio, della forza di Dio nell'animo umano, del coraggio che mette Maria, della spinta del suo messaggio per farci seguire Dio? E noi sacerdoti ce ne siamo resi conto, abbiamo riconosciuto la grazia di Stato che c'è in Padre Alessandro. Quelli là possono fare tutte le scelte che vogliono, chi se ne frega? Ah, io gli ho detto aspetto che mi mandi la scomunica, quel giorno devo organizzare una festa, come una laurea honoris causa. Perché queste cose servono solo e esclusivamente per riconoscere che effettivamente abbiamo fatto una scelta personale, che non siamo trainati come i pecoroni e non abbiamo paura di perdere chissà che, perché anche senza niente, quando si segue veramente Dio, si è felici e si vive bene. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. E Ave Maria. Ave Maria.